Salve a tutti! Continuiamo la realizzazione dello stadio di Bach sincrono con la parte relativa alla costruzione delle resistenze per il test. Infatti, come abbiamo visto nei precedenti video, abbiamo la necessità di dissipare una grossa quantità di energia, stiamo parlando di circa 1000 watt, per effettuare i test di funzionamento dello stadio di Bach sincrono. Solo che, essendo questa quantità di energia molto elevata, vi è il problema che non avevo delle resistenze adatte in laboratorio per poter dissipare tutta questa potenza. E così mi sono dovuto un attimo ingegnare per capire come realizzare delle resistenze di questa portata per poter appunto effettuare la fase di test. E la soluzione che ho trovato per poter realizzare queste resistenze ad alta temperatura è quella di utilizzare un filo di ferro zincato del diametro di 0,7 mm. È una tavola di legno dove sono state avvitate delle viti, come vedete qui di fianco, e su queste viti poi sono state avvolte delle spire del filo di ferro. E inoltre vi è uno spessore dalla tavola molto elevato delle viti, quindi il calore che si sviluppa in testa non dovrebbe arrivare fino alla base e inoltre ho applicato un foglio di carta stagnola, molto importante perché ha la funzione di specchio, di schermo per quanto riguarda le emissioni per irraggiamento, in quanto il filo diventerà rovente, quasi rosso, e quindi potrebbe andare a bruciare il legno che si trova sotto. Quindi, per evitare questo, ho messo questo strato di carta stagnola che ha appunto delle proprietà riflettenti, quindi riemette la radiazione infrarossa e proteggerà il legno che si trova al di sotto. Per realizzare questa resistenza ho utilizzato all'incirca 4 metri di filo di ferro e andando a misurare ottengo una resistenza di circa 1,2 ohm a temperatura ambiente, quindi all'incirca a 20 gradi. Poi ovviamente difetto di questo tipo di resistenze è che quando il filo diventerà rovente, aumenterà anche la resistenza, quindi questo 1,2 ohm è soltanto la resistenza di partenza. Quindi bisognerà tenere conto di questo piccolo difetto. Ora, quello che voglio fare è andare ad effettuare un test su questa resistenza. Infatti, essendo un prodotto molto artigianale, diciamo che non è possibile effettuare dei calcoli teorici e quindi l'unico modo per sapere quanta potenza in effetti riesce a dissipare è quello di effettuare dei test. Quindi utilizzerò un alimentatore a 24 volt di potenza elevata, quindi di circa 700 watt per riuscire a testare questa resistenza. Quindi adesso metterò su il setup di prova e poi ci rivediamo direttamente per la fase di test. Ecco qui il setup di misura, quindi ho connesso la resistenza in serie con un multimetro messo in modalità amperometro collegato a questo alimentatore di potenza che dà in uscita 24 volt e 30 ampere. Quindi adesso
andrò a connettere questo morsetto ed effettueremo la prova. Quindi effettuo la connessione. Ok. Come si può vedere, la corrente parte da valori molto alti, ma poi lentamente scende perché la resistenza del filo aumenta a causa della temperatura. Infatti è rovente. C'è anche un bel calore sopra. In questo momento sta dissipando circa 160-170 watt. Ora, essendo che secondo me la resistenza è aumentata troppo e quindi non riesce a passare tutta l'energia che potrebbe dissipare, provo a connettere questo morsetto in un nodo centrale della resistenza. Ok. Quindi, come si può vedere, ok, ora il calore è molto più forte, però sta dissipando una potenza di circa 200 watt solo in questa parte della resistenza, quindi circa a metà. Provo a diminuire ancora. Siamo circa a un terzo. Ora è tutto molto incandescente. Diciamo che siamo ancora a circa 200 watt, ma solo in questa piccola parte della resistenza. Quindi diciamo che effettuando poi un collegamento al nodo centrale in questo punto, questa resistenza potrebbe anche dissipare una potenza di circa 500 watt. Altra prova che voglio effettuare è quella di provare a raffreddare la resistenza con dell'aria forzata, quindi banalmente utilizzando un phon. Quindi ho rimesso i morsetti nella posizione originale e provo a mandare dell'aria fredda sulla resistenza. Come si può vedere, la corrente aumenta perché l'aria forzata fa diminuire la resistenza dei fili e quindi consente il passaggio di più corrente e di conseguenza la resistenza riesce a dissipare più energia. Molto bene. Come risultato della fase di test, abbiamo che questa resistenza riesce a dissipare bene fino a una potenza di circa 500 watt. Ora, essendo che io ho bisogno di dissipare una potenza di circa 1 kW, dovrò andare a costruire una gemella di questa resistenza, in modo che poi, durante la fase di test, possano essere connesse in parallelo e quindi riuscire a raggiungere la potenza di 1000 watt di cui ho bisogno. Molto bene, per questo video quindi è tutto. Alla prossima!